Ciao amici miei, bentornati in un nuovo video. Allora ragazzi, oggi dopo un bel po' ritorno, non so se prima di questo uscirà un altro video che registrerò dopo, adesso vediamo. Comunque questo è un video spesa e si allunga a casa, sì, perché me l'hanno consegnata a casa. E diciamo che la spesa totale non è tantissima. Vado subito a scartare l'unica cosa surgelata, credo che sia l'unica cosa surgelata, direi di sì. E diciamo è l'unica cosa poco sana, diciamo, che sono 4 maxi bon che vado a mettere subito in freezer. Poi allora ragazzi, limoni, ovviamente poi alla fine del video vi dirò la spesa totale. Non faccio come facevo nei video vecchi dove metto il prezzo di ogni cosa, perché ragazzi, se no non finisco più. Magari vi metterò una foto dello scontrino. Chissà dove l'hanno messo lo scontrino. Adesso vediamo. Poi qui abbiamo del pan bauletto. Cos'è qua? Versare dove vuoi. Alla spesa pensiamo noi. Caro cliente, ti raggiungiamo in città sulla costa Ligure. Non ho capito, lo leggerò dopo. Latte. Poi abbiamo dei pomodorini, che sono questi pomodorini, pomodorini. Poi abbiamo yogurt Activia per l'intesticolo. Poi dei finocchi, quanto mi piacciono i finocchi, raga, veramente. Anche poi tra l'altro su queste cose i prezzi ci sarebbero già. Una bella pagnotta. Qui cosa abbiamo? Ah, ok. Due mozzarelle S lunga. E poi da qualche parte, ecco, infatti c'è anche questa, che è quella per la pizza. Poi abbiamo una confezione di yogurt Activia alla frutta, questo per fare colazione, ragazzi. Mi sono scordato i cereali, perché di solito ci metto anche i cereali dentro lo yogurt. Oddio, sto facendo i danni, scusate, ragazzi. Poi abbiamo delle cipollette rosse. Quante ricette le farò sti giorni? Delle albicocche, che ci vuole la frutta di sto periodo, no? Poi pasta sfoglia. Allora, questi qui gialli sono, cioè pasta sfoglia, sono i prodotti smart dell'S lunga, che costano poco. Non tutti sono buoni, ma alcune cose sono veramente buone. Allora, questa non l'ho mai provata e ci faremo una ricetta, così vi dirò anche com'è. Poi abbiamo due pacchi di sottilette, di cotolette. Beh, dato che ci siamo, ci sono anche le sottilette effettivamente. E queste, vabbè, queste dopo le congelo subito, le cotolette. Poi abbiamo prodotti smart che ho assaggiato, mi piacciono, sono il prosciutto cotto smart dell'S lunga e anche il prosciutto crudo smart dell'S lunga. Certo ragazzi, non ci aspettiamo la qualità massima, però comunque meritano. E poi abbiamo, se non cade tutto, melanzane. Adoro le melanzane, ragazzi. E peperoni. Quindi lo scontrino non c'è, ma sta cosa non mi piace, perché lo scontrino mi serve e non capisco perché non c'è. Mi toccherà chiamarli. Vabbè, io intanto adesso ragazzi sistemo tutte le cose. Il prezzo totale è, adesso non ve lo posso dire, comunque sono una cinquantina d'euro, ma vi apparirà qui.
dovremmo stare sugli 50 euro comprese le 7 euro di spedizione. Adesso metto tutto a posto e poi conto di registrare un altro video, magari un po' più lungo di questo, ecco, che secondo me con i tagli non verrà, boh, verrà cortissimo, però va bene, insomma. Se siete arrivati fino a questo punto dovete scrivere nei commenti hashtag melanzana. Quindi hashtag melanzana. Noi ci vediamo al prossimo video. Tanto comunque presto avrete un video dove vi spiego un po' come organizzerò l'uscita dei video, perché comunque fino a 2 settimane fa facevo uscire un video al giorno. Sta settimana sono stato fermo per via del ginocchio, me la sono presa molto comoda, sono molto riposato a letto, lo ammetto, e non ho, il portatile è rimasto lì, non l'ho neanche portato a letto, non ho fatto nulla, ma il trauma della caduta, dell'incidente che ho fatto, ancora non l'ho smaltito, ecco, però lo smaltirò, non vi preoccupate. Ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ragazzi, ricordatevi che vi voglio bene. Ciao!